Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di oggi per quanto riguarda il calciomercato, un po' a tutti i livelli, comunque internazionale e non solo. E infatti partiamo subito da qui perché c'è una cessione in casa, un Union Berlino che è arrivato in Conference League, è arrivato comunque settima in classifica, quindi qualificata della Conference League, e cede in Bundesliga 2 allo Schalke Bulter. Alla classe 93 che firma un triennale con lo Schalke, Schalke che ovviamente dopo la retrocessione incredibilmente vergognosa per una squadra comunque del livello dello Schalke che fino a qualche anno fa giocava la Champions con il Real Madrid e comunque adesso passa in Bundesliga 2, vorrà sicuramente ritornare e Bulter comunque per la Serie B tedesca potrebbe essere un rinforzo di livello, ripeto, per uno Schalke che comunque dovrà sicuramente tornare subito in Bundes, in quello che gli spetta se vogliamo. A questo punto però parliamo di Serie A e nello specifico di Lazio, Lazio che comunque con Sarri ovviamente si fanno tanti nomi per rinforzare la rosa, Isai sembra essere sempre più vicino, è praticamente chiusa la trattativa, tanti nomi di livello, i vari Brandt, Torreira, comunque diversi nomi accostati alla Lazio, uno su tutti però è Felipe Anderson, un giocatore che vorrebbe tornare in Italia, vorrebbe tornare alla Lazio dopo una parentesi comunque di qualche anno fa, che tra l'altro comunque dopo quella parentesi con la Lazio ha fatto male, West Ham, anche al Porto è stato, diverse esperienze negative da parte sua, però comunque potrebbe tornare in auge proprio alla Lazio con Sarri e comunque è un esterno di bravo comunque nei dribbling, funambolico possiamo definirlo, e potrebbe essere un rinforzo in quanto, ripeto, la gente avrebbe ha confermato l'interesse nel ritornare alla Lazio. Il West Ham chiede 8-10 milioni per comunque cederlo e vedremo se si riuscirà ad arrivare a una conclusione di trattativa per riportare quindi Felipe Anderson a Roma sponda Lazio. A questo punto però andando avanti parliamo anche di Torino, Torino che con Juric ovviamente vuole tornare ad alti livelli, vuole comunque scalare la classifica dopo una stagione in cui si è salvato un po', diciamo, fortunosamente possiamo dire, anche per demeriti altrui, per bravura, ma anche per demeriti altrui, vedasi Benevento. Però detto questo, si fanno diversi nomi per rinforzare la rosa. Abbiamo detto di Messias, tanti nomi, ma uno su tutti che nell'ultima ora sta uscendo fuori è quello di Supriaca, attaccante esterno comunque molto giovane della Dinamo Kiev, che ha fatto molto bene negli ultimi anni alla Dinamo Kiev, che mi interesserebbe, mi intriga un suo approdo nei campionati che contano, diciamo, europei. Cioè, mi piacerebbe vederlo comunque in una Bundes, in una Premier, in una Serie A, quindi in campionati comunque top rispetto invece che a un campionato ucraino in cui ha sempre giocato, ma un giocatore che a me piace sempre, è sempre piaciuto molto, ha sempre fatto bene con la Dinamo Kiev. Dinamo Kiev che chiede 9 milioni di euro per cederlo, che è una cifra che ci può stare, comunque non è altissima, è molto giovane, può crescere, quindi è una cifra comunque anche tutto sommato raggiungibile, quindi sarebbe comunque un rinforzo importante per il Torino, per il reparto offensivo, comunque un giocatore che potrebbe comunque sposarsi bene con il gioco di Juric. Detto questo però parliamo anche di Gaglioli in realtà, perché è un giocatore che è retrocesso con il Parma, ma è un jolly nel reparto difensivo che piace a diverse squadre. Salernitana, Genoa e Samp sarebbe interessato di lui, un profilo come dicevo importante per la categoria perché ha esperienza, perché ha fatto tante presenze in Serie A, quindi comunque ci sta per la categoria, soprattutto può ricoprire diversi ruoli nel reparto difensivo e per questo motivo rappresenta come riserva e non solo, quindi eventualmente anche come titolare, un rinforzo eventualmente per squadre di medio-basso livello, come per esempio una Salernitana o un Genoa, potrebbe essere un rinforzo importante, quindi questo è un po' il discorso, quindi potrebbe comunque tornare in Serie A per la B, diciamo, possiamo definirlo un po' sprecato e ripeto, per l'utilità sicuramente è un giocatore che in rosa serve, in una rosa di Serie A comunque un giocatore come Gagliolo può servire molto. A questo punto però parliamo anche di una neopromossa comunque sempre in Serie A dell'Empoli, perché si punta a Donsà per il centrocampo. C'è una pista del Bologna che in realtà comunque negli ultimi tempi non ha visto tantissimo il campo, comunque ha fatto poche presenze negli ultimi tempi. Un giocatore che mi ricordo 2 o 3 anni fa ha fatto il fenomeno, ha fatto veramente molto bene al Bologna, tanto che si parlava comunque di cifre importanti. Adesso comunque l'Empoli lo starebbe puntando per rinforzare il centrocampo e vediamo comunque se alla fine lo riuscirà a portare in Toscana. A questo punto,
Direi che possiamo parlare anche di Serie B in realtà, perché si parla di Ascoli. Infatti l'Ascoli vorrebbe riportare Dorazio nelle Marche, diciamo comunque ad Ascoli, perché Dorazio era di proprietà del Bari ed è attualmente comunque di proprietà del Bari, è arrivato in prestito a gennaio dal Bari all'Ascoli, è arrivato in prestito a gennaio nella trattativa con Simeri. Simeri comunque, cioè no, in realtà è una trattativa con... non con Simeri, ma con l'attaccante, non con Ninkovic, ma forse con Ninkovic, no, non mi ricordo, con un attaccante comunque che è andato in C al Bari, dall'Ascoli in C al Bari, e il Bari gli ha dato Simeri e Dorazio praticamente. Vabbè, fatto sta che comunque Dorazio è andato in questi ultimi 6 mesi all'Ascoli, ha fatto tutto sommato abbastanza bene, tanto che comunque l'Ascoli lo vorrebbe riportare, come dicevo, a titolo definitivo. Potrebbe essere un rinforzo importante per la categoria, ex Cosenza, giocatore comunque di esperienza, può starci assolutamente come rinforzo, come riserva se vogliamo comunque, ma anche eventualmente come titolare potrebbe starci bene in Serie B. Ascoli, ripeto, interessato. Andando avanti quindi continuiamo con le notizie e poi con l'ufficialità in Serie C, perché si parla di Modena. Di Modena sarebbe molto vicino, comunque trattativa avviata e quindi comunque in fase già abbastanza avanzata. Per Renzetti, stiamo parlando di un difensore, comunque di un terzino che può comunque giocare nel reparto difensivo, ovviamente un difensore che piacerebbe molto al Modena, in uscita dal Chievo, Chievo che comunque sta vivendo un momento un po' particolare con l'iscrizione ancora non avvenuta, però che dovrebbe avvenire, l'allenatore che dovrebbe essere Zaffaroni, potrebbe essere Pavanella, non si sa, comunque bisogna un attimo capire. A parte questo comunque si parla anche di mercato, ripeto, Renzetti è molto vicino al Modena. Modena che comunque con la famiglia Rivetti vuol fare molto bene, è arrivato Tessari in panchina, si parla di nomi importanti, tra l'altro giocatori che tra l'altro mi sembra Spagnoli e un altro giocatore del Modena, forse Zaro comunque, non hanno rinnovato il contratto e quindi si lasciano comunque il Modena. A parte questo si pensa anche alle entrate, sicuramente Renzetti potrebbe essere un rinforzo di assoluto livello per la categoria, esperienza, ha giocato anche in Serie B, classe 88, sicuramente rinforzo che potrebbe dare veramente una grandissima mano a un Modena che ovviamente vuole andare in Serie B, dichiaratamente poi. E detto questo, comunque, parliamo però anche di Pescara, perché Pescara Autori comunque nelle ultime ore è sempre al centro un po' delle trattative, delle notizie, comunque tantissimi giocatori accostati al Pescara di Autori, che ovviamente comunque, vista la forza economica e anche a livello comunque di nome, di appeal, sicuramente attrae più magari rispetto ad altre piazze. Infatti in questo senso ci sarebbe un interessamento per Janes, difensore classe 97 di proprietà della Fiorentina, che ha fatto un'ottima stagione comunque. Quindi stavo dicendo comunque Janes, difensore che aveva già fatto un'ottima stagione l'anno scorso con l'Avellino, in B lo aveva preso il Chievo quest'anno, poi a gennaio comunque è tornato alla Fiorentina che lo ha rigirato in prestito ancora all'Avellino. Ha fatto comunque bene la seconda parte di stagione, difensore di livello che piacerebbe quindi molto al Pescara, ma anche a squadre di Serie B, quindi attenzione perché ovviamente lui penso che voglia dare priorità comunque a squadre di Serie B, però il Pescara, ripeto, è fortemente interessato al giocatore. A questo punto però parliamo di ufficialità, perché Colombo rinnova con la Pro Patria, stiamo parlando di un difensore classe 82 che rinnova per un altro anno con la Pro Patria, giocatore che da tanti anni ha la Pro Patria, capitano della squadra, e rinnovo sicuramente importante anche perché comunque diciamo già l'addio dell'allenatore, l'arrivo di un nuovo allenatore perché è arrivato prima per il post Javorcic, e anche la perdita di un giocatore simbolo come Colombo poteva essere un po' destabilizzante. Invece è un rinnovo per un altro anno sicuramente fondamentale, è un giocatore che può dare ancora un grande contributo alla causa Pro Patria. A questo punto però parliamo anche di un colpo in casa a Legnago, perché è ufficiale l'arrivo di Enzo, portiere classe 2000 che arriva quindi in maniera ufficiale a Legnago, giocatore che quindi va a rinforzare il reparto portieri, under, giocatore comunque sicuramente di livello e colpo che ci può stare comunque per rinforzare, come dicevo, il reparto portieri. Del Legnago, tra l'altro giocatore che ha giocato quest'anno in D all'Arzignano Valchiampo, cosa che tra l'altro l'anno scorso non in C che è retrocessa in Serie D quest'anno, cioè questa stagione comunque ha giocato in D visto che l'anno scorso era retrocessa dalla C. A parte questo però chiudiamo con due notizie per quanto riguarda gli allenatori, perché il Foggia finalmente ufficializza comunque l'arrivo di Zeman,
che firma un annuale con il Foggia, almeno a quanto si è detto, a quanto strapela dal comunicato, rinforzo ovviamente importante, Foggia comunque l'aveva chiuso e se ne parla da settimane, però è comunque un allenatore di spicco che non allenava in realtà da diverso tempo, però comunque a Foggia ha fatto benissimo, lo conosciamo tutti per il suo gioco offensivo, comunque ha proprio anche annunciato come non vuole fare una squadra con nomi altisonanti, ma con gente che è giovane, comunque con gente che comunque ha fame, vuole mangiarsi il campo. Ed è sicuramente una filosofia condivisibile e sicuramente il Foggia con Zeman in panchina si candida, non dico a vincere il campionato, però comunque a, poi ha fatto anche quest'anno, se vogliamo, perché anche quest'anno non ha fatto una brutta stagione, però comunque nelle prime posizioni si candida anche il Foggia, quindi capite che nel girone C la concorrenza è sempre più alta e sicuramente questo è un fattore da una parte positivo, dall'altro negativo, perché ovviamente poi ne deve vincere solamente una e quindi saranno tantissime comunque le deluse. Detto questo, invece, chiudiamo con l'ufficialità dell'allenatore in casa Mantova, perché dopo la decisione di ieri di Troise, il nuovo allenatore è Lauro, contratto biennale per lui, quindi firma fino al 2023, e sarà quindi Lauro che dovrà comunque cercare di continuare a mantenere la categoria e perché no comunque puntare dei playoff con un Mantova che sicuramente vuole far bene, comunque allenatore anche molto giovane perché in realtà non ha avuto esperienze particolari a livello di professionismo, anzi è un 81, quindi praticamente ha un anno in più di Colombo, quindi praticamente è un allenatore veramente giovane, quindi Mantova che decide di puntare su di lui in vista della prossima e delle prossime comunque stagioni. A questo punto mi fermo, ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao ragazzi!